Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo showcase. Oggi andremo a giocare, a detta di molti, il miglior rosso del meta attuale. Ho colto anche l'occasione perché vi ricordo che questo personaggio è stato il meme principale del triplo video pool con Majin Fire. E vi dovevo questo showcase a due stelline rosse. Lo giocheremo in un future melee, niente blue boys, ho voluto dare priorità alle Z-ability e agli equipaggiamenti. Detto questo, andiamo subito in PvP. Ok, siamo contro Monoparpol, un Monoparpol anche parecchio stellato. Dobbiamo sfruttare assolutamente l'anti-Saiyan. Per chi non si ricordasse il kit di Zamasu, ad ogni carta tirata andremo appunto a buffare il nostro danno contro i Saiyan. Comunque ce ne stanno parecchi nel meta. Ah, questa fa male, sì. Però dobbiamo anche stare attenti perché vi ricordo che Zamasu è fatto di carta e c'è cioè Super Vegito contro che è l'anti-regeneration. Quindi gli bastano davvero 3 strike, penso, per ucciderlo. Zamasu Red da molti è considerato il miglior rosso del meta, anche se, cioè, sinceramente parlando, ragazzi, io penso che tutti i rossi attualmente siano a pari livello. Non ce ne sta uno giocabile, quindi bene o male è un colore morto, un po' come lo era il verde qualche tempo fa, adesso lo è il rosso. E servirebbe un nuovo rosso? Cioè, in realtà è scomparso sia perché i personaggi in sé non è che siano molto in meta. Cioè, ci sta Zamasu, ci sta Bojack, ci sta Gohan. Tutti i personaggi che hanno team fuori meta, o almeno entrano in lineup in cui loro non servono a niente. Tipo, Zamasu nel future normalmente non viene giocato. Stessa cosa per Bojack in un movie, perché si gioca Monoparpol e nel movie migliore attualmente è Gogeta Ultra, Blue Boys e Goku Super Saiyan Giallo. Quindi Bojack non viene portato. E stessa cosa, vabbè, Gon in realtà è per il team, perché Hybrid e Son Family ormai sono belli che volati, quindi non c'è un rosso giocabile, però servirebbe nel meta, soprattutto dopo tutte le uscite gialle, soprattutto dopo il Loe che continua a giocare quel doppio giallo fastidiosissimo, un bel rosso da God Tier secondo me servirebbe, e chissà se non sarà proprio la prossima LF, vedremo. Intanto tiriamo subito questa, bello così, questa combo. Siamo entrati in priority grazie alla main ability. Adesso vediamo se. Sì, ma io penso che l'ammazziamo. Ci siamo pescati anche l'ultimate. Questa è kill, sicura. Vabbè, dai, Zamasu, i danni li fai ancora. A parte che è la prima volta che lo gioco a due stelle rosse. Perché l'ho pullato fino a due stelle rosse e poi non l'ho mai usato. Ok, GG. Ok, siamo contro God Ki e quante erano le probabilità di beccare un altro Zamasu contro? Quindi Zamasu Red Mirror, roba che non si vede dal terzo anniversario. Abbiamo contro una lineup molto fragile, quindi mi aspetto tanti danni. Ok, cominciamo subito a pescarci la verde. Contro top vi ricordo che non abbiamo i danni maggiorati. Qua lo lockiamo. Ok. Un'altra verde da tirare, peccato che non ci pesca una carta, se no questo sarebbe morto. Ok, droppo? Sì, perfetto. C'avevo il dubbio di ridroppare, però ho detto boh, magari non mette tutte queste cover. E invece, questi sono danni regalati su Trunks che intanto si carica anche il gauge, quindi non potevo chiedere di meglio. Se vinciamo sto Clash mi sa che è morto, sì. Rip Zamasu, magari ti ammazzo con. Ah, no, c'è proprio il forfè, ok. Ok, siamo contro Loe. Sinceramente, mi aspettavo di beccare un Loe doppio yellow, almeno col Frieza Full Power Zenkai. Intanto qui facciamo giusto in tempo. Vi ricordo che la verde di Mirai vi rende anche immuni dalle normal condition, quindi non potete essere paralizzati dalle verdi dei vari Frieza. Molto buona questa cosa. E dicevo, mi aspettavo, anzi speravo di incontrare un doppio yellow Loe, visto che Zamasu con la main può negare l'endurance a tutti i nemici per un tot di counts. Un po' come la mini di Goku Super Saiyan 4 Viola che abbiamo visto ieri. E quindi magari counterare un Frieza Full Power Zenkai in quella maniera, più avere colore di vantaggio su due personaggi, sarebbe stata la scelta migliore. Invece no, abbiamo beccato questo Loe con Frieza Full Power che ovviamente ci dà fastidio al nostro Mirai.
Pisa Revival, che purtroppo sarà un po' una tragedia da affrontare, visto che non abbiamo pressione per il suo revive, ci counterà anche di colore Zamasu. E vabbè, c'è Pozza Green, che non è che mi importi tanto di lui, diciamo che la minaccia minore. Rosemasu, questo game deve essere il mio muro, assolutamente. Non hai scuse, non hai viola contro, non so nemmeno se qualcuno qua, vabbè sì, contro Saiyan ha nei danni maggiorati, ma comunque dovresti tankare. Copri anche di colore Zamasu Red, visto che c'è Fisa Revival, anche se qui mi sa metti Erzing Rush. Ok, la tankiamo con Mirai, baffiamo anche gli alleati. Altra speciale in mano. Ah, peccato. E devo lasciare Mirai? Sì, perché ho l'Endurance, quindi... Ok, perfetto. Mi sa che non possedeva ancora lo switch per mettere Frieza più Esmirash. E qua entriamo anche in combo. Buono. Mi sembra su un pochino più di danni me li potresti fare, grazie mille. Sennò qua, prima che ammazziamo sto Frieza tra revive e altro, ci mettiamo un secolo e mezzo. Va bene, va bene. Sì, possiamo anche prenderla questa. Andiamo subito in cover con il Mirai. Tanto avevo la cover sulla Strike e la cover sulla Blast, quindi da long range non poteva davvero fare niente. E ammazzare sto Fisa sarebbe la miglior cosa. Ah, ok. Potevo persino... Ah, no, mi aveva tolto la sfera. Niente, Racing Crash. Belli questi danni. Bravo Zamasu. Lo mandiamo il pick con la special? No. Mette Frieza, gioca bello safe, fa anche bene. Se non sbaglio, oggi inizia anche il Battle Hour, che in teoria dovrebbe dirci qualcosina sulla prossima LF, perché l'anno scorso hanno fatto vedere Rosé. Quest'anno non lo so, perché hanno già annunciato un video in staff martedì, quindi sappiamo già che i personaggi nuovi usciranno mercoledì. Ora, o ci faranno un piccolo spoiler, magari, e poi martedì ne parleranno più approfonditamente, considerando anche che martedì non si limiteranno solo a dirci i personaggi nuovi, ma anche il futuro di Legend, cioè c'è scritto che parleranno di cose che implementeranno in futuro, le novità che staranno arrivando, eccetera. Quindi non è concentrato solo su quei personaggi, come lo è stato poi lo scorso video in staff. Quindi potrebbero fare una cosa un po' più suddivisa, però boh, vedremo, ditemi voi magari cosa uscirà, almeno cosa pensate uscirà come prossimo personaggio. Io ormai dico buffe droids, anche se non so quanto serva, dopo tutta sta roba free to play completamente inutile, boh, anche se mi fanno uscire un'LF, no, perché no, tutto tranne la verde devi tirarmi, anche se mi fanno uscire un'LF ciotta, non so quanto risolve i droids, ve lo dico, cioè i droids servono ancora minimo 3 personaggi nuovi, quindi... Se mi fanno uscire un buff adesso ai droids tipo LF e poi continuano, ok, se no è completamente inutile. Comunque qui mi sa che ho un po' buttato il game, perché ho tirato quel Racing Rush sulla verde che non mi aspettavo assolutamente. Qui devo anche sacrificare Zamasu. No, ok, non muore. No, Zamasu rip. Ragazzi, qua ci vuole il clutch di Mirai. Abbiamo il buff alla morte. Abbiamo il buff alla morte, ok? Quindi... dovremmo fare danni in teoria, buono il perfect. Beh, non so però se riusciamo ad ammazzarlo. Dammi una carta, sì. Allora calmi, perché ho quasi il punish. Ok, posso stallare con l'ultimate in mano. Oh mio Dio, mi dai il goat finale. Dammi una carta, sì. Mamma mia Mirai, sei un torazzo. Ora fammi entrare questa LF e finiamo questo game belli sereni. Vediamo. Saltello all'indietro. Sì, saltello all'indietro. Ok, GG ragazzi. Ok ragazzuoli, miglior rosso del meta. Sinceramente parlando, ormai tutti i rossi li considero a pari merito, non esiste uno giocabile nel meta attuale. Se ci pensate, come nomi sono rimasti Gonzo vs Yandu e Zenkai, Bojack e questo Zamasu.
Gonsu Version 2 è ancora buono singolarmente, però ha perso tanto per via dei suoi team. Hybrid e Son Family non sono più giocabili. Hybrid e Son Family sono fuori meta da un po'. Bojack ha perso il posto per via del Monopurple e comunque il movie full color è abbastanza pezzotto e lui neanche rientra bene alla lineup se giocate i Blue Boys Gogeta Ultra e Goku Super Saiyan Giallo Zenkai 7. E infine questo Zamasu che sì è carino anche per Callante Endurance con la main, buoni danni contro Saiyan, ma non lo giocherete mai all'interno di un Future. Quindi situazione per i rossi è abbastanza disastrosa, chissà però se la prossima LF sarà proprio di questo colore. Io vi saluto e noi ci vediamo domani con un prossimo video.